Ciao, sono Diego e vengo dalle Marche, precisamente da un paesino vicino Ancona che è Castelplano. Sono venuto oggi per fare la parata e lo spettacolo che avverrà fra poco. E sono un giocoliere, ho iniziato questa avventura 14 anni fa, al cavallo tra il 99 e il 2000, facendo un percorso in Brasile, scendendo in Brasile da musicista, e sono tornato con la voglia di imparare la giocoleria, perché lì ho appreso diverse tecniche della giocoleria base, diciamo, dalle palline alle clavette. Quando sono entrato in questo mondo era il divertimento, lo stare insieme e, diciamo, anche l'attività fisica, perché poi fare il giocoliere non è facile, diciamo, ha bisogno di un impegno costante tutti i giorni, magari poco, però tutti i giorni, per avere dei risultati e potersi definire, diciamo, giocoliere, un po' professionista a livello professionale. Facevo un altro lavoro, fino ai 25 anni studiavo musica e ho fatto diversi lavori. Poi, scoperta la giocoleria, mi sono buttato e l'ho fatta diventare un lavoro. Poi, da 14 anni a questa parte, è diventato un lavoro primario. Giovanni io me lo ricordo nel 2003, forse 2002-2003, a Porano, dove abbiamo fatto 4 anni una convention di giocolieri, e lì ho conosciuto Giovanni. Io mi ricordo due aneddoti molto simpatici. All'epoca andava diciamo di moda, c'era questo gioco con la sfera da contact, che è una sfera trasparente, e tutti la appoggiavano sopra la testa. Era un gioco molto difficile, perché bisognava tenere la sfera in equilibrio e bisogna appoggiarla per diverso tempo per fare una conchetta sulla testa, diciamo. E lui aveva tanti capelli così, e aveva fatto un buco qui sopra, si era tagliato i capelli, e così da clown si mise questa sfera sulla testa e insomma... E ci stava per... E ci stava, insomma, è stato bellissimo, insomma. Questo è il ricordo di un open stage, quando si fa degli spettacoli aperti, e lui propose questo, insomma. Fare il giocoliere nel 97, credo, perché ero ai giardini del mio paese di Macerata, nelle Marche, per chi non lo sapesse, Macerata nelle Marche,
e ho incontrato un ragazzo che giocava con il Diablo, che è un gioco, un'arte circense, e ho voluto provare. E da lì sono completamente impazzito e ho cominciato ad allenarmi, provavo. Poi ho conosciuto tante gente in strada, tra Bologna, Roma, Milano, che giocava, e alla fine ho cominciato a prendere questa strada dell'arte di strada, il gioco nero. D'acrobatica con Igor Matushenka, se non ricordo male, nel 2001 a Solferino, tra Mantova e Brescia, uno dei posti più sfigati della terra, credo. Eravamo tipo tre persone, io, lui e Giuseppe Lacerenza, uno degli ex bacchettoni. E niente, abbiamo passato lì un mese insieme in questo, in questa palestra al freddo e al gelo. Una follia. Al freddo e al gelo totale. Sì, sì, una follia totale. Lì, niente. Probabilmente è il pubblico, non è tanto quanto l'esecuzione fisica o tecnica del gioco. Sì, è il pubblico, è quando trovi una bella situazione, un bel pubblico che si diverte, che è con te, è il massimo, è la cosa più bella, credo, della ciocoleria. Ovviamente, però allo stesso tempo sempre che devi andare a lavorare, perché sennò non mangi uguale. Sì, dà molta libertà e dà molto, ma leva anche tanto. È il gioco di ogni vita, ogni cosa, ogni lavoro, ogni situazione di vita. Non lo reputo così alternativo, come reputo molto più alternativo uno che si alza tutte le mattine alle 6 e va a lavorare in fabbrica rispetto a un giocoliere, ma questo è il mio pensiero, poi non lo so. Mi chiamo Salvo e ho fatto il giocoliere chissà perché, non credo che lo sappiano molti, però l'ho fatto, non so, sono stato posseduto da sta cosa una quindicina d'anni fa e poi è diventata la mia vita. Vorremmo ricordare a tutti
che tutto questo è il ricordo di un amico, è un ricordo di Giovanni, un amico che da 10 anni non è più qui tra noi, è in un'altra vita. E un applauso per lui! Lo spettacolo in generale, il pubblico, il contatto che hai con la gente, la possibilità di esprimerti in qualche modo. La strada era allora un'opportunità, visto che il teatro in Italia è blindato, allora la strada era una possibilità di libera espressione. Discipline diverse. Sì, ho conosciuto Giovanni, l'ho conosciuto una 15 anni fa, anche lui è siciliano, quindi insomma il contatto fu veloce e l'ho incontrato nel mio cammino diversi anni, anche qui a Pisa, perché noi abbiamo sempre abitato in Toscana e anche Giovanni, quindi avevamo contatti spesso. Lui organizzava la palestra a Pisa dei Giocolieri e lui si animò per riuscire a liberalizzare la strada, cioè ancora oggi noi lavoriamo in strada a Pisa perché Giovanni fece parte di un comitato di persone che convinsero l'assessore di allora ad accettare gli spettacoli in strada.